Boxari, bentornati su Xbox Zone. Guardate che sorpresa che vi ho preparato. Oggi sarà un mix tra un X-Test e un po' di polemica, un po' di discussioni, cose inutili perché non ci frega, noi siamo Boxari, gente seria. Allora, questo è Monster Hunter Rise, che è uscito adesso sul Game Pass. Lo potete scaricare o giocare in cloud, come nel mio caso lo sto giocando in cloud, anche se stasera è una serataccia perché la connessione mi cade. Allora, guardate i miei amici, che nome gli ho dato, guardate amici boxari. Il cane si chiama W-E-H e suona un po' come UE, e voi sapete bene. E il gatto, guardate che bada dei disperati, e questo si chiama Manina. Ma non è finita, perché c'è anche un gufo che ho chiamato Eneba. Non so come chiamarlo, cioè non so proprio come chiamarlo giù, ci deve essere un modo. Vabbè, tanto questo è giusto per farvi vedere qualcosa. Girello col mio guerriero in questo villaggio molto giapponese, perché in realtà voglio parlarvi di quello che sta succedendo, proprio cose esilaranti, amici boxari, del processo di Microsoft. Il processo che Microsoft sta affrontando. Non si può uscire, perfetto, sta nel villaggio, va benissimo. Camminerò anche tranquillo. Il processo che sta affrontando Microsoft con la commissione americana statunitense antitrust per il discorso dell'acquisizione di Activision. Avevo già parlato anche in un altro video di questo processo che è in corso. Sembrava inizialmente che volessero risolvere tra quattro mura senza andare in tribunale, ma invece sono tutti lì. C'è un giorno in pretura, sono lì a battere i martelli sul banco dei giudici e capire se Microsoft, questa acquisizione di Activision da parte di Microsoft, sa da fare o no. Ok, Buxari? La novità è che Microsoft, ve l'avevo detto anche questo, aveva affermato che loro avevano proposto, in realtà, cioè è stata un po', non dico Sony a far partire tutto, ma comunque ha stuzzicato l'antitrust, portando come motivazione il fatto che l'acquisizione di Activision, e quindi di brand famosi, franchise famosi come Call of Duty, fosse dannoso per gli sviluppatori, per i giocatori, per tutto il mondo, insomma era il male, questa cosa andava fermata. L'antitrust probabilmente si è convinta di questa cosa. Che sta a fa qui? Vabbè, insomma, l'antitrust si è convinta di questa cosa e ha detto sì, non è il caso, ha ragione Sony, bisogna indagare qui, facciamo un bene. Hanno fatto un'indagine, hanno detto bene, no, non va bene, allora si va a processo, perché questa cosa non anche per noi non sa da fare. E allora Microsoft ha detto va bene, però permettete di portare anche le nostre motivazioni, perché noi Call of Duty, che è uno dei franchise più importanti di Activision, non ce lo prendiamo noi insieme ad Activision, diventa un'esclusiva. Siamo intenzionati a continuare a farlo uscire multipiattaforma, tanto più che abbiamo proposto sia Sony che Nintendo e Steam, abbiamo proposto di 10 anni di multipiattaforma Call of Duty. Cosa significa? Che per i prossimi 10 anni Call of Duty uscirà ovunque, uscirà però anche ovviamente su Game Pass da Day One, perché essendo se ovviamente l'acquisizione andasse a buon fine, ok? E quindi loro hanno detto, cioè, ma qual è il problema? Noi abbiamo garantito, cioè siamo disposti a firmarlo, metterlo nero su bianco, che Call of Duty rimarrà multipiattaforma per i prossimi 10 anni. Nintendo aveva anche accettato, ma Sony ha detto no, col cappero, noi non accettiamo. Bene, allora loro hanno detto ok. Allora a questo punto, visto che siamo tutti qui con i fogli sul banco, permetteteci di dire anche la nostra, cioè Sony sostanzialmente non vuole scendere accordi con noi quando proponiamo 10 anni di multipiattaforma, ci accusa di monopolio sostanzialmente, di danneggiare il mercato. Però voi dovete sapere, carissimo giudice,
onorevole, dovete sapere che Sony ha fatto questa cosa un po' poco simpatica, ovvero ha pagato Square Enix per non far uscire mai Final Fantasy, il nuovo Final Fantasy, che è il 16, su cosa? Che non esca mai su Xbox, cioè deve uscire solo su piattaforme PlayStation e su PC. E ha fatto la stessa cosa anche con Konami, con il remake di Silent Hill 2, che non uscirà mai su piattaforme Xbox, uscirà solo su piattaforme Sony e PC. Quindi loro hanno detto, cioè, a noi ci state accusando di questa cosa e Sony ha fatto questo. Ah, giusto, anche Final Fantasy VII Remake non uscirà mai su piattaforme Xbox, perché guardate voi com'è. Perché Sony ha dato a Square Enix, gli ha messo un bel pacco di quattrini, probabilmente, quasi sicuramente, in mano, e gli ha detto, si fa così, cioè voi su Xbox non uscite, perché? Perché Final Fantasy è cosa nostra. I giocatori lo devono identificare il franchise con la PlayStation o volendo anche PC, però l'importante è che non venga identificato con Xbox. Claro, sto fatto. E hanno messo i soldi e Square Enix ha detto perché no, why not? Non è che hanno detto no, Sony, ma che proposte fai? Ma noi siamo gente seria. No, no, ha detto benissimo. Anzi, hanno detto c'è anche altro, tutti qui, ci sono altri soldi qui. Insomma, hanno preso l'accordo e quindi non uscirà mai né Final Fantasy 16, non uscirà mai Final Fantasy 7 Remake, non uscirà mai Silent Hill 2 Remake su Xbox. Loro hanno tirato, Microsoft ha tirato in mezzo anche Bloodborne, un altro franchise però in questo caso di Sony, che è uscito su PC, non uscirà su Xbox, come è uscito sempre di Sony recentemente Uncharted, come è uscito God of War, come uscirà Last of Us, tutti su PC. Quindi queste non sono più esclusive, complete esclusive PlayStation, escono anche su PC. L'importante è che non escano su Xbox, no? I patti sono chiari. Quindi loro hanno detto, siccome loro hanno fatto così, allora gentilmente se chiamate al banco dei testimoni anche Sony, così vi confermo che questa cosetta, vi dicono che cosa hanno fatto e potrebbero saltare fuori anche altre cosette che non sappiamo ancora. Quindi Sony adesso ha tempo fino al 27 per accettare questo piacevole invito e andare un po' a spiegare queste manfrine che ha combinato con gli sviluppatori. Sony sembrerebbe che per adesso non abbia nessuna intenzione di andare, però ha comunque tempo fino al 27 per accettare di presentarsi al banco dei testimoni. Allora, questa è la considerazione da fare, qui qual è? Allora, innanzitutto non facciamo i fanatici, non facciamo la console war, ci interessa, siamo gente seria, bonsai. Allora, è vero che Sony questa politica qui l'ha fatta anche in passato, cioè si è legata a dei franchise senza avere effettivamente, senza averli prodotti effettivamente, perché se Bloodborne ha prodotto è di Sony, God of War l'ha prodotto, ma in passato c'era per esempio Pro Evolution Soccer o Winning Eleven, la versione giapponese, il calcio, che usciva solo su piattaforme PlayStation, eppure non è che si fosse comprata Konami, Sony. Era un accordo sostanzialmente di quasi esclusività, no? Non proprio dichiarata, ma in soldoni era quello, quindi c'erano già gli accordi con le case, come c'erano gli accordi con Square Enix, ai tempi solo Square, per far uscire Final Fantasy VII, inizialmente è uscito solo su PlayStation, è uscito molti molti anni dopo, poi anche su PC. Quindi questi accordi li hanno sempre presi anche in passato, però la differenza è che adesso i giochi Sony escono anche su PC, cioè non sta facendo un discorso di esclusiva assoluta delle sue piattaforme, escono anche su PC, quindi è una cosa proprio contro Xbox, è quello il discorso. Insomma, non è proprio la stessa cosa, l'hanno fatta anche prima, però questo è diverso secondo il vostro MOB. Ovviamente il mio personaggio è l'MOB. MOB. Non è molto corretta questa pratica, o quantomeno se la vogliamo fare, beh, che rompano poco le scatole a Microsoft se vuole acquisire Activision e sfruttare Call of Duty, sicuramente sarà un fiore all'occhiello del Game Pass Ultimate.
anche se poi loro assicurano che uscirà ovunque. Resta il fatto che è chiaro che gli abbonati Game Pass, che sono un bel po' di milioni, accederanno ai loro Game Pass un giorno nel caso l'acquisizione vada a buon fine e si scaricano gratis Call of Duty senza doverlo pagare, visto al porto. Sì, ma sto vagando in maniera inconcludente perché è giusto per mettere qualcosa a video. Con dove sono finito? Quindi vediamo se Sony andrà a testimoniare e ci dirà altre simpatiche cosette, perché si dovrebbe anche aggiungere il fatto che Sony, questo è venuto fuori da una documentazione brasiliana, sembra piuttosto attendibile, ma tornerebbe, sembrerebbe che Sony abbia chiesto la rimozione di tutti i Resident Evil dal Game Pass. E l'assoluto divieto di mettere nel Game Pass Resident Evil 8, cioè il Village. Cosa effettivamente è avvenuta? Guardalo, guardalo. Lui è coso. È Neba. Cosa che è avvenuta effettivamente non c'è. Oh, andiamo anche insieme perché mi sarei anche un pochetto rotto. Boxari. Sta nenia giapponese. Allora, vediamo se ci sono i Resident Evil nel catalogo Game Pass. Vedete? Andiamo a cercarli. C'era Resident Evil 7, c'era Resident Evil 2, c'era Resident Evil il remake del primo, non c'è più niente, andiamo a cercarli. R.E. non ce n'è più mezzo. Se volete giocare Resident Evil sul Game Pass, vi attaccate al tram perché non ci sono. Sembrerebbe proprio perché non. Sony non vuole che la gente giochi Resident Evil su Game Pass perché sostanzialmente non li paga. Ora, adesso, sinceramente, io penso che Capcom preferisca più vendere i Resident Evil ai vari, perché se andiamo a vedere i dischi, scommette che saltano fuori. Io penso che Sony abbia posto il veto per Resident Evil 8, ma gli altri Resident Evil credo non gliene possa fregare di meno. Che cosa ci fa Capcom? È roba talmente vecchia. Comunque, se andiamo a vedere il Capodanno Lunare, ma ci scommettiamo che saltano fuori Resident Evil in offerta, ve li vendono, eh? Andiamo a vedere. Sì, vabbè ragazzi, dai, ma io ho fretta, non posso stare tutto il giorno qui. Eccoli qua. Vedete che ci sono tutti. Resident Evil 2, il Triple Pack, il 7, Ci sono, in vendita ve li vendono. Guardate, stranamente non c'è il primo a 4,99 sempre, però c'è il primo e il secondo, cioè il primo, scusate, e lo 0 a 9,99, cioè 4,99 l'uno. E vabbè, quindi cosa dire? Gli accordi ci sono sempre stati tra le case e gli sviluppatori, ma si possono esprimere in una esclusiva temporale come fece Microsoft ai tempi di Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Ci fu un'esclusiva di un anno dove per un anno è uscito solo su Xbox, avevano tirato fuori anche dei soldi, avevano aiutato Crystal Dynamics, dopo un anno è uscito ovunque. Sarebbe dovuto essere lo stesso anche per Final Fantasy VII. Si è parlato fin dall'inizio di esclusiva temporale. Final Fantasy VII Remake, ovviamente. Si è parlato fin dall'inizio di esclusiva temporale. Dopo un anno e mezzo, sarebbe dovuto uscire anche su PC e su Xbox. Infatti su PC è uscito. E su Xbox, niente te. Non si è visto. Poi dopo, questa cosa qui, che sostanzialmente, in realtà lo sapevamo già, perché durante un'intervista a Square Enix, uno di Square aveva detto, cari amici Boxari, scordatevi Final Fantasy rilevanti perché gli spin-off escono, vari spin-off di Final Fantasy, ma i Final Fantasy di ruolo scordateveli su Xbox perché Sony li vuole. Tanto più che si era pensato a un certo punto a un'acquisizione, perché a questo punto meglio se Sony se la compra Square Enix e finisce un po' questa tutta sta maffina qui, cioè compratela e farci un po' cosa vuoi con i giochi di Square Enix, perché così sembra proprio un impuntarsi per non farlo uscire su Xbox. Comunque non far uscire Final Fantasy VII Remake su Xbox è stato un grosso errore, perché anche se non è magari il classico gioco da boxaro, andrà un po' su altri gusti, gioco giapponese, un gioco di ruolo giapponese, aveva magari meno mercato su Xbox, ok, però fra non farlo uscire per niente, ragazzi, c'è una bella differenza, eh. Quindi un errore questo impuntarsi a non far uscire un titolo che ho già, che
fuori ormai da diversi anni, sarebbe potuto uscire. C'è stata grandissima confusione anche con Final Fantasy XVI perché non si capiva niente. All'inizio sembrava che fosse esclusiva Sony assoluta, poi dopo esclusiva temporale, poi dopo esce anche su PC e alla fine uscirà anche su PC perché anche quello, ripeto, la differenza rispetto a prima è quella. Non prende degli accordi per delle esclusive assolute su console, prende solo degli accordi per tagliare fuori Xbox. Ma ragazzi, è veramente ridicolo. È ridicolo considerando che poi, se voi vi fate un PC, e un PC da gioco ovviamente, e sincronizzate il vostro account Ultimate, che è assolutamente compatibile PC con Xbox, cioè voi l'abbonamento Ultimate, tanto lo sapete usare, lo potete utilizzare sia su Xbox sia su PC. Le offerte e il catalogo è differente, ci sono alcune differenze, ma alcuni giochi sono in comune, altri giochi ci sono in più dove non, che non trovate su Xbox. Per esempio c'è Death Stranding, anche quello c'è un accordo con Sony perché non esca su Xbox, però c'è su PC. Vi rendete conto dell'assurdità, ragazzi? Voi con il vostro account andate con un PC da gioco e vi giocate Death Stranding e poi dopo in futuro vi giocherete anche Final Fantasy e vi giocherete anche potete giocarvi Final Fantasy VII Remake su PC, cioè lo comprate Silent Hill 2 Remake, cioè soltanto gli utenti Xbox sono messi all'angolo, ma Xbox si è detto che è un ecosistema, non è più legato a una piattaforma. Appunto, io vado su PC, mi faccio il PC da gioco e l'account è quello, l'environment è quello, i punti sono quelli. O ci gioco su tablet, gioco in cloud, cioè non è legato a una piattaforma specifica. E ripeto, con un abbonamento Ultimate lo utilizzate sia su PC che su Xbox e si sa che l'abbonamento Ultimate è un po' sugli scudi dei boxari, ce l'hanno quasi tutti, anche perché se non ce l'avete, boxari, dovete fare subito il tutorial per accattarvelo a 4 euro al mese, no? Col super tutorial del mob. Quindi vabbè, vedremo, ma resta il fatto che sì, sono d'accordo che Microsoft chiami, visto che un po' sta roba qui l'ha fatta parte Sony, bene che tiri dentro anche Sony in tribunale, che a questo punto parlino un po' tutti, se deve saltare fuori insomma, qualche scheletrino dall'armadio che salti fuori, perché è chiaro, ragazzi, mettiamo tutti su lì, è chiaro che Microsoft non gliene frega niente, questo è soltanto un pretesto per cercare di spuntarla e prendersi Activision, ma è chiaro che fanno così, che vogliono freghi a Microsoft, adesso fa una questione di morale che Sony non gli fa uscire Final Fantasy VII. Già lo sapevano, vogliono sfruttare ovviamente questa cosa per avere una carta favorevole in più nel processo. È chiaro che fanno così perché ci vogliono mettere le mani sopra su Activision. Quindi staremo a vedere, dai, ragazzi. Nel frattempo, e poi qui chiudiamo il video con questo, mancano 7 giorni alla grandissima premiazione del club Xbox Zone, cioè il più attivo di voi. Guardate, guardate i compagni boxari, che foto, che combinano, che mettono, you super. Il più attivo di voi, uno è, uno, no, non tutti, uno è, perché cioè che siamo ricchi. Cioè, vediamo quanti. 257 membri, amici miei, vedo che vi sta piacendo questo club Xbox Zone Official, ok? Quindi molto bene, attivi oggi 4, guarda qui. Ci ingrandiremo ancora di più, ci espanderemo. Alla fine del mese, il 31, il più attivo di voi, cioè quello che ha scritto di più, che ha postato più foto, non solo nel club, ma anche sul canale Discord ufficiale Xbox Zone, trovate l'invito in descrizione a questo video. Quindi andate subito, magari in una settimana superate tutti gli altri. Ok, faccio anche io ecco la manina. Anche se non la vedete, lo faccio. Il più vivace di voi riceverà un mese gratuito di Game Pass Ultimate, non quello da 1 euro, che ve lo fanno però se non avete mai fatto l'Ultimate, se l'avete già fatto in passato l'Ultimate, voi pagate 12,99 euro, che è il mese di Game Pass Ultimate. Se che non lo pagate, si paga noi, io e lo zio Prone, cioè io e lo zio Prone paga perché lo zio Prone è quello con le grosse finanze. Va bene, io faccio promozione, il vostro mob fa promozione.
Oh, sto scherzando, zio Prune, se non ci fosse lui che gestisce tutto il canale, guardatelo, zio Prune è proprietario, lui gestisce tutto il club e anche il canale Discord, l'ha reso anche bellissimo, quindi grazie zio Prune, grazie infinite per tutto quello che fai. Quindi ragazzi, il più attivo di voi si becca un codice di quelli proprio da 12,99 euro, voi li pagate, ma regalate qualcosa a voi, se parlamentari regalate voi qualcosa. Vi diamo il codice, farò anche annuncerò il vincitore nel video dopo il 31. E niente, più facile di voi si becca il codice, ragazzi. Lo riscatta e si spara un mese di Game Pass Ultimate gratuito. 12,99 andate a mangiare una pizza. E poi, grandissimo finale. Dov'è qui? È sparito. Vabbè, comunque domani c'è la conference Microsoft che assolutamente commenteremo. Ora non so se ce la faccio a fare un video in diretta perché alle 9, io questo lo metto subito perché almeno è domani alle 9, 25 gennaio, dovrebbe essere alle 9. Se non ce la faccio a registrarlo in tempo reale, lo metterò il prima possibile. Ok ragazzi, mi fa piacere essere tornato fra voi. Vedete, ci sono ste pause, ma poi il vostro MOB riaffiora e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!